Un caro saluto a tutti e a tutti l'augurio di un ritiro santo e fruttuoso. Le condizioni sono difficili, ma il Signore opera lo stesso. Noi ci possiamo mettere il nostro desiderio di far bene, la nostra buona volontà. Andiamo a recuperare il senso dell'itinerario di quest'anno. Qual è il programma? Una prima convinzione, appartenere a un carisma è garanzia di grande fecondità. E appartenere al carisma di Don Bosco vuol dire questo, conoscere e praticare il sistema preventivo dappertutto, con i ragazzi, ma anche tra adulti, e per l'ADMA e per le famiglie dell'ADMA in particolare, il programma è conoscere e praticare il sistema preventivo in famiglia. E cioè vivere un amore più amorevole. Un amore più ragionevole, un amore più religioso. Più in breve, piedi per terra, cuore in cielo, tanta dolcezza nelle relazioni. Al centro ci sta il cuore del sistema preventivo, che è la carità amorevole, quella che risponde all'invito di Don Bosco: studia di farti amare. Guarda che i giovani senz'altro, ma tutti, non basta amarli, bisogna che riconoscano di essere amati. E questa carità amorevole è stata oggetto del primo ritiro, quello di ottobre, ed è la traduzione dell'amore preveniente, benevolo e misericordioso di Dio, che per amore tutto spera e tutto sopporta. Adesso, qual è la strategia per vivere il sistema preventivo? E a questo dedichiamo il ritiro di novembre. Occorre considerare che il sistema preventivo è proprio un sistema. Le tre parole, ragione, religione, amorevolezza, non sono isolate o solo accostate, ma una richiama l'altra, l'una illumina l'altra, l'una arricchisce l'altra. E dunque, come direbbero gli antichi, aut simul stant, aut simul cadunt. O le tre parole stanno insieme o insieme cadono. Come facciamo a meditare su questo tema? Ricordiamo le parole di inizio anno su questo punto. Andiamo ad approfondire contemplando il volto bello di Don Bosco. Meditiamo la parola e infine ascoltiamo un po' Papa Francesco. Le parole di inizio anno suonavano così. In un tempo di crisi della ragione, della religione, Dio ha suscitato Don Bosco e ha comunicato alla Chiesa il sistema preventivo e in questo modo ha sensibilizzato la ragione e la religione e d'altra parte ha proposto un amore non solo sentimentale e quindi esposto a tutte le nostre fragilità, ma un amore ragionevole e religioso. Quindi coi piedi per terra e col cuore in cielo. Con il buon senso umano e con il senso di Dio che poi trasforma tutte le cose. E infatti riflettevamo all'inizio dell'anno, nella bella giornata mariana di settembre, che cosa sono la ragione e la religione senza amore? Diventano facilmente astrazione, razionalismo, autoritarismo, spiritualismo. E cosa diventa l'affermazione della verità e le pratiche di culto senza la carità? Isolamento, esclusione, fonte di giudizio, di condanna, fonte di separazione invece che di misericordia e di comunione. Ma dall'altra parte, che ne è dell'amore, specialmente oggi, senza la ragione e la religione? Quanto diventa arbitrario, delirante un amore umano quando non è accompagnato, guidato, sorretto? È corretto dal buon senso e dal senso di Dio, dalla previdenza e dalla provvidenza, dalla capacità di impegnarsi e insieme di affidarsi, dai valori della giustizia e della misericordia, quando non è guidato dal senso del limite e insieme da un'illimitata fiducia in Dio, che ci fa vivere appunto quei piedi per terra, senso del limite, ma anche col cuore in cielo, un desiderio grande di pienezza, di salvezza, di riuscita. Prima di procedere adesso andiamo a vedere Don Bosco. Contempliamo, da lì capita il titolo del ritiro, La grazia di unità, e
che è unità di natura e di grazia, di libertà e di obbedienza, di virtù umane, di virtù teologali, di idealità, ma anche di concretezza, di affetto e di rispetto, di lavoro, di riposo, di prudenza, ma anche di coraggio, ma poi soprattutto per questo ritiro, unità profonda, armonia di ragione, religione e amorevolezza. Ecco, andiamo a contemplare questa grazia di unità nella santa umanità di Don Bosco, in questa bella umanità, è bella perché è tutta fecondata, lavorata, arricchita, resa luminosa da Dio, nella sua grazia. In questo ci aiuta anzitutto il regolamento di vita dei Salesiani, perché abbiamo un articolo, il numero 22, che è veramente bello. Innanzitutto il dono che Dio ci ha fatto. Il Signore ci ha donato Don Bosco come padre e maestro. Lo vogliamo prendere proprio così, in tutta la famiglia salesiana. Padre che ci genera, maestro che ci guida. Lo studiamo e lo imitiamo, ammirando, ecco il punto, in lui uno splendido accordo di natura e di grazia, con la grazia di unità. Dopodiché si specifica. Profondamente uomo, ricco, ricco delle virtù della sua gente, egli era aperto alle realtà terrestri. Ma profondamente uomo di Dio, ricolmo, ricolmo dei doni dello Spirito Santo, la doppia ricchezza della sua terra e di quella ricchezza che viene dal cielo. Viveva come se vedesse l'invisibile, quindi viveva in questo mondo, ma molto attento, molto capace di cogliere la presenza di Dio. Le ispirazioni di Dio, le mosse di Dio che lo avrebbero portato a una spiritualità grandemente apostolica e grandemente feconda. Questi due aspetti si sono fusi in un progetto di vita fortemente unitario, e il punto di unità poi è il servizio dei giovani, per il bene di tutta la gente, di tutta la Chiesa, ma che si focalizza sul servizio giovanile, sulla missione di tipo educativo. Siamo tutti, ricordavamo la volta scorsa l'idea di spiritualità. La spiritualità è un modo di vivere il Vangelo, tutto il Vangelo, ma con una sottolineatura, una coloritura particolare, ecco i carismi, ecco le fondazioni. Ma avete notato la sottolineatura? In lui c'era uno splendido accordo di natura e di grazia, fusi in un unico progetto di vita fortemente unitario. E in questo ritiro dobbiamo chiedere la grazia di essere anche noi così. Essere meno frammentati, meno divisi interiormente, e invece unificati, armonizzati, raccolti. Andiamo a documentare attraverso delle bellissime parole di Don Brocardo, che ha ricostruito con tantissimi testimoni, la figura di Don Bosco, i dettagli di questa grazia di unità. Don Brocardo cita Jorgensen, maestro spirituale, il quale diceva: Don Bosco fu uno degli uomini più completi che abbia conosciuto la storia. E Pio XI, nei 3 giorni trascorsi a Valdocco con il santo, disse così: Noi l'abbiamo veduto da vicino questa figura, in una visione non breve, in una conversazione non momentanea, una magnifica figura che l'immensa, insondabile umiltà non riusciva a nascondere. Nonostante l'umiltà che copre e tanti doni, veniva fuori la magnifica figura di questo santo. Continua il Papa, una figura di gran lunga dominante, trascinante, la faccia dell'umiltà, però poi grandi opere. Una figura completa, una di quelle anime che per qualunque via si fosse messa avrebbe certamente lasciato grande traccia di sé. Un uomo magnificamente attrezzato per la vita. Cos'è l'educazione? Attrezzare i figli alla vita. Don Bosco è stato educato bene e ha ricevuto bene, è stato ricettivo alla grazia anche dell'educazione. Sappiamo bene che la deve soprattutto a due madri, Maria Esiliatrice e Mamma Margherita. Bene, e attenzione adesso ai dettagli. Ciò che di primo acchito colpiva in Don Bosco era l'uomo, non il santo. Le cose sono unite, ma per rendere l'idea, Don Brocardo dice così: era l'uomo, non il santo, perché la profondità della sua intima unione con Dio non poteva essere oggetto di visione diretta, ma emergeva dalla sua bella umanità. Un
quindi non si poteva vedere l'intimità dell'unione con Dio, ma la si vedeva dalle splendide qualità umane attraversate e sublimate dalla grazia. Le leggo lentamente perché possono diventare davvero anche uno spunto per la revisione di vita, per prendere un buon proposito, per dire voglio imitare Don Bosco almeno in questo. Vediamo un po'. Gioioso e austero. E di armonia, grazia e dignità. Schietto ma rispettoso. Esatto ma libero nello spirito. Umile e magnanimo, di grande animo. Tenace ma duttile. Tradizionale e moderno, ottimista e previdente. Diplomatico ma sincero. Povero ma fa la carità a tutti. Coltiva l'amicizia ma non fa preferenze. Rapido nelle concezioni, prudente nell'esecuzione. Ama le cose fatte bene, ma non è perfezionista. Ricordate, è sempre una buona espressione da tenere a mente, l'ottimo è nemico del bene. Il perfezionismo è uno dei virus che fa male alla gente di oggi, ai giovani di oggi. Una società molto competitiva, basata sul principio di prestazione. I nostri ragazzi soffrono di questo. Poi vi darò un lavoro da fare su questo punto. Vede in grande, ma ha il genio del concreto. Audace fino alla temerità, ma avanza con circospezione. Sa farsi amico l'avversario, ma non abdica ai suoi principi. Dinamico, ma non estroverso. Coraggioso, ma non temerario. Volge tutto ai suoi fini, ma non manipola le persone. Educa prevenendo e previene educando. Era lento nel... fugge col mondo, nel senso che voleva essere all'avanguardia, ma non è del mondo. Forte nel volere, era lento nel deliberare. Meditava a lungo i suoi progetti, li confrontava con la sua esperienza, domandava consiglio, interrogava il Signore nella preghiera assidua, ma quando aveva preso una decisione, più nessun ostacolo sembrava fermarlo. Adesso guardiamo anche i tratti più di animo nella sua paternità. Qui Don Brocardo cita Don Rinaldi, illustre testimone perché era un ragazzo all'oratorio ed è diventato il terzo successore di Don Bosco. Don Bosco intendeva formare una famiglia fondata quasi unicamente su una paternità soave, amabile, nel senso del primo ritiro, una carità amabile, sul modello di San Francesco di Sales, la dolcezza, perché per Don Bosco è l'amorevolezza. Una paternità soave e amabile, attenzione, pur mantenendo il principio d'autorità. Sempre padre, Don Bosco però non fu mai un padre permissivo ed imbelle. Tutti sapevano che era intransigente e fermo, specialmente in fatto di furto, bestemmia e scandalo. Però attenzione, anche in simili casi non veniva però meno la sua grande paternità. Non castigava il colpevole, ma lo chiamava a sé, gli faceva comprendere la gravità del malefatto, lo esortava a pentirsi e poi, sempre a malincuore, lo rimetteva ai parenti e ai benefattori. Gli restava tuttavia ancora amico. Una paternità dolce e forte nello stesso tempo. E a questo punto, dopo aver contemplato la bella figura di Don Bosco, in cui risplende un uomo, uno profondamente uomo e profondamente santo. Bene, andiamo a vedere cosa ci dice la scrittura. Perché il capolavoro di Don Bosco del sistema preventivo pesca da lì, dalla rivelazione di Dio. Per questo, sotto il titolo del ritiro, nel libretto che fa da traccia, ho messo una delle mie pagine preferite del Nuovo Testamento, che è Colossesi 2, soprattutto quando insegno teologia al versetto 9, però tutti quei versetti sono molto belli e danno un po' il tono a tutto il ritiro, questa grazia di unità che tiene insieme l'amore, ma la religione e con la ragione. Senza queste due maniglie l'amore fa una brutta fine. E Colossesi dice così, per introdurci nella parte più biblica, che vi lascio come spunto di meditazione da riprendere anche poi, non solo nel momento del ritiro, ma anche poi nei giorni successivi. Lasciate risuonare la parola di Dio, lasciate risuonare il carisma. Riguardatelo in Don Bosco, nella scrittura, nelle parole del Papa, nei suggerimenti che io stesso vi darò come traccia per la revisione di vita, per nuovi propositi.
Comunque, Colossesi 2 dice così: camminate dunque nel Signore Gesù Cristo. Insomma, questo è l'amore. Però come l'avete ricevuto? Ben radicati e fondati in Lui, saldi nella fede che vi è stata insegnata, abbondando nell'azione di grazia. Ed è questo il culto, questa è la religione. E badate che nessuno vi inganni con la sua filosofia, i suoi vuoti raggiri, ispirate la tradizione umana. E perché bisogna badare? Perché il discorso filosofico, il discorso scientifico, il discorso di certi leader carismatici che parlano molto bene rischia di inondarti di false luci. Sono pensieri di uomini, non hanno le misure, le proporzioni, i santi equilibri di Dio. Possono impressionare molto, fare un effetto di verità, ma non solo la verità. Magari c'è una traccia di verità, ma non molto di più. Spesso invece sono raggiri, menzogne organizzate dal principe di questo mondo e le sue filiali, ma imbellettati, confezionati molto bene, in modo da colpire la mente. E allora San Paolo che dice che nessuno vi raggiri con la sua filosofia, con vuoti raggiri ispirati alla tradizione umana secondo gli elementi del mondo e non secondo Cristo. Ecco, questa è la ragione. E poi il versetto che dice la grazia di unità, adesso non più in Don Bosco, ma in chi sta dietro Don Bosco, nel Signore Gesù. È in Cristo che abita corporalmente la pienezza della divinità. Corporalmente, quindi in maniera finita, terrestre, ma la pienezza della divinità. Meraviglioso. Ecco, in Gesù c'è l'armonia dell'umano e del divino. Cioè, Gesù è vero Dio, è vero uomo. Lui è la grazia di unità fondamentale. Ma conclude dicendo: e voi avete in lui parte la sua pienezza. Ecco perché possono venire fuori santi come Don Bosco, e anche noi possiamo perfezionarci e trovare anche noi una unità interiore, una grazia di unità. Bene, questo era il versetto che mi ha ispirato per preparare il ritiro, ma poi adesso vi offro un altro paio di spunti, sempre di San Paolo, preso dalla lettera ai Filippesi, il primo, molto breve, sempre per vedere la logica, cioè ci fa vedere che Don Bosco, San Paolo aveva bene in mente quello che per Don Bosco sarebbe stato il sistema apprendivo, non considerare separate ragione, religione e amorevolezza, tienili sempre uniti. Aut simul stant, aut simul cadunt. Stanno insieme o cadono insieme. Attenzione, tutta la predicazione di San Paolo è continuamente attraversata dalla preoccupazione di offrire una religione unificata in Cristo, che è proprio la grazia di unità in persona. È l'unità come grazia, cioè un'unità tessuta da Dio e non dai nostri desideri, dalle nostre trovate, dei nostri aggiustamenti. Una religione fondata in Cristo, perché San Paolo capiva che lui è insieme il Logos e l'Agape, cioè è la ragione e l'amore. Quindi c'è una vera religione in Cristo, perché Cristo stesso è il Logos delle cose. Logos è la parola greca per dire la ragione, e l'Agape è la parola greca per dire l'amore di Dio, la rivelazione dell'amore di Dio. Lui stesso è la verità e la bontà di Dio. Egli sapeva bene che una religione, anche solo mal interpretata, non dico una religione falsa, ma una religione mal interpretata, come l'ebraismo, una religione vera, voluta da Dio, da Yahweh, e che però era mal interpretata. Bene, sapeva bene che porta a giustificare se stessi, sentirsi giusti, e giustiziare gli altri, a condannare e a uccidere. E San Paolo, quando si chiamava Saulo, queste cose le aveva fatte tutte, quindi se ne rendeva conto bene. E in più si arrivava a giustificare se stessa, a giustiziare gli altri, a condannare, a uccidere in nome di Dio. Ci si sentiva giusti nel fare questo. Pensate che conversione ha dovuto fare. Ecco perché poi è preoccupatissimo di tenere insieme l'amore, che è la spinta fondamentale della vita, ma con una retta ragione e una vera religione. Vediamo Filippesi proprio nel saluto ai primi versetti, versetto 8-11 del primo capitolo.
Dio mi è testimonio del profondo affetto e con amore che ho per tutti voi nell'amore di Cristo Gesù. E perciò prego che la vostra carità si arricchisca sempre più in conoscenza e in ogni genere di discernimento. Ecco la ragione. Perché possiate distinguere sempre meglio, ecco la ragione ancora, ed essere integri e irreprensibili per il giorno di Cristo. Ecco la religione. Ecco, in due versetti si vede proprio la grazia di unità. Un desiderio che richiede sempre di parlare d'amore, ma appunto di parlare bene di amore, quindi ci vuole la ragione, e poi di parlarne secondo Dio, quindi ci vuole la religione. Se c'è una cosa che noi poi riteniamo assoluta, ma che rischiamo di inventarcela noi a partire dalla nostra esperienza, è proprio la parola amore. Sostituisce la ragione e sostituisce Dio. Oggi in particolare la parola amore è l'assoluto, l'unico assoluto che esiste. Non è più la ragione. Dopo i secoli moderni è stata svalutata, non è più la religione, dopo i secoli moderni viene ritenuta repressione legalista. Bene, la pagina su cui vi invito di più a pregare è però Efesini 4, 11, 16. Sentite cosa dice. È lui che ha stabilito alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti. Vedete la religione? C'è cioè un organismo ben articolato, ben organizzato, armonico, altri come pastori maestri, al fine di edificare il corpo di Cristo, quindi un corpo coerente. Ecco la religione. Finché arriviamo tutti all'unità della fede, nella piena maturità di Cristo, ecco l'amore, la pienezza. La pienezza è proprio l'amore di Dio effuso nei nostri cuori, corrisposto dai nostri cuori anche. La vita sulla terra impara ad amare e si è maturi quando si è quanto più si è imparato ad amare. E poi la ragione, vediamo. Questo affinché non siamo più come fanciulli sballottati dalle onde, portati qua e là da qualsiasi vento di dottrina che, ho visto, può affascinare. La ragione è il luogo dell'evidenza, per cui alcune cose quando ce le propongono bene sembrano evidenti, spesso non lo sono. Chi fa esercizio di ragione in maniera un pochino professionale si accorge subito che sono bufale, che sono falsi ragionamenti, che sono sofismi, che ti intortano, ma che fanno un effetto di verità, ma non sono veri. O sono parzialmente veri, appunto con molte parzialità e con molte quote di menzogna, o di approssimazione, o di pressapochismo, o di sentito dire, o di volontà di captatio benevolenze, no? Per imbonirsi gli uditori. Portati qua e là da qualsiasi vento di dottrina secondo l'inganno degli uomini. E poi ecco il versetto che dice proprio il senso del ritiro di oggi. La grazia di unità che si esprime proprio in maniera molto radicale nell'insegnamento di San Paolo così. Vivere secondo la verità nella carità. Quindi vivere la carità nella verità. E così il corpo ben compaginato e connesso, mediante la collaborazione di ogni giuntura, secondo l'energia propria di ogni membro, riceve forza per crescere in modo da edificare se stesso nella carità. Ed è tutto amore. Le nostre singole persone, le nostre relazioni più vicine, più familiari, le nostre relazioni ecclesiali, poi il lavoro di evangelizzazione perché Dio sia conosciuto da tutti e possa essere amato da tutti. Ecco, alla luce dell'esempio splendido di Don Bosco e delle parole sante di San Paolo, andiamo a fare qualche lavoretto. E intitolo questo paragrafo Santi Equilibri. Sapete che è un'espressione che ricorre molto sulla mia bocca. Anzitutto, riconosciamolo, non siamo belli come Gesù, come Maria, come Don Bosco, però ci teniamo, sinceramente, a diventare come loro. Anche noi vogliamo diventare belle persone, realizzare un bell'accordo di natura di grazia. Vogliamo realizzare un'umanità santa, una santità davvero umana, umanissima. Ma quante disarmonie,
quante fragilità, quante indocilità, quante incoerenze viviamo. È incredibile come riusciamo a far danni anche con buone intenzioni. Riusciamo anche a fare questo. Le buone intenzioni sono proprio piene le fosse. Allora, cerchiamo di capire che la religione, e la ragione, ma anche la religione e anche l'amorevolezza, lasciate a se stesse, si corrompono. Non prenderle in maniera isolata. Esempi. Bella la ragione, da ordine, misura, unità, chiarezza, e così ci illudiamo di governare poi tutto con i ragionamenti. Poi però, siccome la ragione frena la spontaneità e deve affrontare la complessità e chiede rigore e pazienza, allora poi sprofondiamo nel mare delle emozioni perché ci sembra più comodo. E vedi, a volte ci crediamo troppo alla ragione, a volte non ci crediamo più alla ragione, ci buttiamo nel mondo emotivo e non usiamo più la ragione per governare questo mondo emotivo. Oggi, tra l'altro, vivo così, i nostri giovani sono proprio afflitti da questo male, di ritenere per vero, inevitabile quello che pensano e quello che sentono, senza riuscire a metterlo profondamente in discussione, usando il buon senso della ragione, il senso di Dio della religione. Invece è proprio lì che riuscirebbero a sciogliere i nodi del cuore. Bella la religione, il sacro affascina perché ci solleva dalla materialità delle cose, ci dice che non è tutto qui e avvolge tutto nel mistero santo di Dio. E allora possiamo essere tentati allora di spiritualismo, di rifugiarci nelle cose di Dio perché sono tanto belle, perché avvolgono, proteggono, come una coperta rispetto alle intemperie, alle durezze, alle meschinità di questo mondo. Ma poi, siccome la religione è anche fedeltà, è culto e osservanza, allora poi ci lasciamo andare alla profanità, alla mondanità. Lasciata a se stessa, si corrompe. Bello l'amore, è affetto e legame, e però ci spinge a legarci troppo alle persone. Bello l'amore dà benessere e piacere, ma allora poi ci spinge a cercare solo questo. E poi, siccome l'amore vero è anche sacrificio, allora non ci stiamo più. Cerchiamo di fuggire. Il prezzo dell'amore, le esigenze, la costosità dell'amore. Bello parlare dell'amore, desiderare l'amore, ma quando c'è da metterlo in pratica in questo mondo segnato dal male, dal peccato, dall'ingiustizia, dalla corruzione, allora poi un altro paio di maniche. Dunque, l'eccessivo puntiglio razionale, l'eccessivo zelo religioso e l'eccesso di cure che arriva ad annullarsi per l'altro, ad annullare l'altro, fanno danni. Sono ideologia, rispettivamente, fondamentalismo e senso del possesso. Occorre dunque cercare un amore ragionevole e religioso, perché al contrario è stupidità e impietà. Occorre cercare una ragione aperta al mistero, religione, e aperta agli altri, amore. Perché il contrario è chiusura e rigidezza mentale. Occorre cercare una religione che ci renda più concreti, ecco la ragione, e più buoni, ecco l'amore. Perché il contrario è delirio e fanatismo. Ed ecco che andiamo a darci qualche lavoretto. Vi faccio qualche esempio per il lavoro personale, per la maturazione di coppia, per l'educazione dei figli. Vi faccio suonare un po' come un appello. Primo, non continuare a oscillare fra ci riesco o non ci riesco. Perché prima ci riesco, presumo di me, poi nell'impatto con la realtà mi accorgo che le cose sono più complesse e io ho i miei limiti, e allora dispero di me. Esci da questa alternativa. Vedi qui, l'amore non è ragionevole se stai dentro quell'alternativa. Usa la ragione. Come si fa? Riconosci i doni, accetta i limiti e poi usa la religione. Confida nella grazia. Ho un problema, mi guardo addosso. No, non è né ragionevole né religioso. Ho un problema, parliamone. Questo è ragionevole, ma non è ancora religioso. Ho un problema. Lo confido a Gesù, lo affido a Maria, invoco lo Spirito Santo. Queste operazioni vanno proprio fatte, vedrete miracoli. Quante volte, ascoltando la gente, vedo che è proprio così, quante volte l'ho vissuto e lo vivo anch'io.
C'è un nodo, lo metto in preghiera e il giorno dopo si scioglie. Per la benevolenza di Dio. Oppure mi viene un'idea per cui riesco a operare per sciogliere il nodo. Una cosa mi sembrava difficile, un ostacolo insormontabile. La mattina dopo l'animo sente che le cose si sono appianate e senti la forza d'animo di poter affrontare quella prova. Ecco, quindi in questo esempio, ecco un amore ragionevole, religioso. Non oscillare fra il ci riesco e non ci riesco. Riconosci i doni, accetti i limiti, confida nella grazia. Qui la domanda può essere, per la revisione di vita, come coltivo l'umiltà e la libertà interiore per non lasciarmi bloccare dal peso dei problemi o dai giudizi degli altri? O anche dall'immagine magari negativa che ho di me stesso? In cosa sono troppo ansioso nell'affrontare le cose della vita? Un secondo spunto. Non pensare di aver sempre ragione. Quando un'idea, perché la ragione, dicevamo, è il luogo dell'evidenza, allora uno dice, ma questo è evidente, calma. Quando un'idea sembra evidente, ma poi ti accorgi che è lontana dal Vangelo e poi rompe la carità, cioè una ragione senza religione, senza amore. Quando vedi che quella buona ragione diventa un'arma che fa male alle persone e rovini i rapporti, quando ti rende criticone, rassegnato, non è vera ragione. È uno strumento usato male. Potresti anche aver ragione, ma non sei veramente ragionevole. Dunque, verità, ma nella fede e nella carità. Ecco una ragione pia e buona. Qui lo spunto può essere: come coltivo l'umiltà e la pazienza? In cosa sono troppo permaloso? Un terzo spunto. Certo che la religione è dottrina e legge, ma se manca lo spirito, che ci ricorda che l'amore è la pienezza della legge, la religione diventa giudizio e condanna, nevrosi e violenza, violenza e nevrosi. Blocca gli animi, li complessa, li fa malare. Ora invece è vero che la prima carità è la verità, ma poi il contenuto primo e ultimo della verità è la carità. Qui lo spunto può essere: come mi applico a vivere ciò che credo? A predicare soprattutto con la testimonianza e la coerenza della vita in modo che le parole abbiano una copertura. In che cosa sono troppo inflessibile? Cioè, davvero in me la religione diventa un'arma contro gli altri e magari anche contro me stesso. Sono delle persone scrupolose che si sentono sempre in colpa. Persone che si danno troppo contro. Verifica col confessore, parla con un sacerdote, chiedi a una persona fidata. Non minimizzare un difetto, ma non esagerare, come se fosse un grave peccato. Un quarto spunto. Certo che l'educazione è cosa di cuore, perché la sola ragione o la sola religione fanno danni. Ma è vero anche che se l'educazione è solo cosa di cuore, anche qui i danni sono sicuri. Quindi vuol dire che i figli non devono essere esasperati da spiegazioni e prescrizioni in primo piano, quindi ragione, la legge, le idee, la legge, ma neanche sommersi da coccole premure, perché anche le cose buone, quando vanno in overdose, quando mangiamo troppo, poi ci intasano, ci fanno male. I figli devono essere riconosciuti, benedetti, amati, ma anche corretti e limitati. Infatti la ragione è il senso del limite. E poi esortati, incoraggiati. Ecco, quindi con la ragione gli dai il senso del limite, con la religione gli dici guarda che sei chiamato a cose grandi, guarda che la vita è vocazione, missione. Non fate mancare questi ingredienti, ecco il sistema preventivo. Non sbilanciarti né dalla parte dell'amore, perché oggi è la parola più inflazionata, non dalla parte della religione, perché si rischia di uscire dal mondo. Il mondo è empio, è religioso, e quindi poi viene voglia tanti giovani di rifugiarsi nel sacro.
ma diventa patologico, e non pensare di cavartela solo con la ragione. Ecco l'educazione preventiva. La domanda può essere: in che modo evito di proteggere i figli dalla vita? E invece in che modo do loro gli strumenti per affrontare vittoriosamente le prove della vita? Per riuscire bene? Questo, educazione. Abilitare ad amare, abilitare a credere, a sperare, insegnare a pensare, a decidere. Bene, un ultimo spunto, questo di attualità perché ci serve proprio. Certo che dobbiamo lottare con ciò che minaccia il corpo, la vita, le cose. Ma non dimentichiamoci le parole di Gesù, che ci dicono: non preoccupatevi troppo di chi può uccidere il corpo, ma non ha il potere di uccidere l'anima. Preoccupatevi invece molto di chi insieme al corpo vi porta via l'anima. La tua grazia vale più della vita, tante volte ci siamo ripetuti, abbiamo condiviso. Ecco, attenzione, quindi uniremo previdenza e provvidenza, vivremo le forme della prudenza non per paura ma per amore. Bisogna fare proprio un esame di coscienza. Io sono prudente di fronte a questo, anche alla pandemia, ma cos'è che mi spinge? La paura o l'amore? Su questo ha detto delle parole molto belle il nuovo ispettore qui dell'ispettoria piemontese, veramente molto pesate, molto equilibrate, molto sagge. Cioè, attenzione, andiamo a vedere, il motivo della prudenza non deve essere la paura, ma deve essere la carità. Qui la domanda può essere: con quali santi equilibri viviamo questo tempo di pandemia? In che cosa fatico a rispettare la sensibilità altrui, perché appunto siamo diversi? Allora ci va tanta pazienza e tanto rispetto. Però sentite un po' Sant'Ambrogio cosa dice. È una pagina molto bella per aiutarci in questo punto. Per dire, usiamo l'amore e la ragione, usiamole dentro la religione, cioè non dimentichiamoci di Gesù, lui è il nostro Redentore, il nostro Salvatore. Abbiamo il medico, accettiamo la medicina. La nostra medicina è la grazia di Cristo, e il corpo mortale è il corpo nostro. Dunque, andiamo esuli dal corpo per non andare esuli dal Cristo. Vedi, non un'attenzione esagerata al corpo, perché l'obiettivo è andare in cielo con Cristo. Quindi qui questa, non diciamo le cose separandole, ma diciamo di stare attenti a non squilibrarsi o dalla parte di... dello spirito che diventiamo spiritualisti o dalla parte del corpo che diventiamo secolaristi. E attenzione, non dobbiamo, è vero, rinnegare i legittimi diritti della natura, vedete che Sant'Ambrogio lo dice, eh? Ma dobbiamo però dar sempre la preferenza ai doni di grazia. Chiediamo la grazia di unità, non è così facile. Poi continua: il mondo è stato redento con la morte di uno solo. Se Cristo non avesse voluto morire, poteva farlo. Invece egli ritenne di dover fuggire la morte, non ritenne di dover fuggire la morte quasi fosse una debolezza, né ci avrebbe salvati meglio che con la morte. Pertanto la sua morte è la vita di tutti e noi portiamo il sigillo della sua. Allora il cristiano si lascerà sigillare dalla croce di Cristo, sottoporrà i suoi desideri, i suoi pensieri alla croce di Cristo. Non esorcizzerà semplicemente la morte, ma cercherà di frequentare la morte di Cristo per imparare a vivere, ad amare, a morire bene. E quindi risorgere con Lui. A questo punto potrei dire: abbiamo finito, gli spunti sono già sufficienti. Per chi vuole, però, per alimentare la carità sociale, perché avete tanti compiti non solo come coppia e come genitori, ma avete tanti compiti anche nel lavoro, nella società. Vi offro qualche spunto di Papa Francesco, quindi chi vuole fermarsi si fermi, chi va bene, casomai ascoltatevi in un altro momento. Però intanto sono qui, sto registrando, ve li dico, alcuni punti bellissimi dell'ultima enciclica, che faccio anche un po' da invito alla lettura e alla meditazione.
Perché ci sono pagine davvero notevoli dove il Papa fa proprio un esercizio di armonizzare le esigenze dell'amore, ma alla luce del Vangelo e con una grande rettitudine nel modo di pensare. E sono punti tutti rilevanti anche per il dibattito sociale, politico. Un primo, lo intitolo così, lo introduco in questo modo. Occhio, il Papa dice, la moltiplicazione delle connessioni non è sempre miglioramento delle relazioni. Ecco, qui chiediamo la grazia di unità anche su questo. Sapere molte cose non significa diventare per forza più saggi. Chiediamo la grazia di unità. Sentite come ne parla il Papa. Qui sta passando un modello culturale unico. Tale cultura unifica il mondo, ma occhio, non crea unità. Ecco, unifica il mondo, ma divide le persone e le nazioni. Guardate il tasso di litigiosità a tutti i livelli. Perché la società sempre più globalizzata ci rende vicini, ma non ci rende fratelli. Qui il Papa cita un altro suo testo. Oggi possiamo riconoscere che ci siamo nutriti con sogni di splendore e grandezza e abbiamo finito per mangiare distrazione, chiusura e solitudine. Ecco, santi equilibri. Ci siamo ingozzati di connessioni e abbiamo perso il gusto della fraternità. Abbiamo cercato il risultato rapido e sicuro, ma ci troviamo oppressi dall'impazienza e dall'ansia. Non siamo riusciti a mettere tutto sotto controllo, che peraltro è impossibile. Prigionieri magari della virtualità, abbiamo perso il gusto e il sapore della realtà. Attenzione sempre, eh? Sono delle polarità, non vanno opposte. Per esempio, qui il Papa non vuol dire che allora le connessioni, la virtualità, il web così non vanno bene, anzi ci sono delle pagine splendide dove incoraggio a usarli bene. Però attenzione, qui sta denunciando qualcosa, dice, è un'enciclica sulla carità sociale, noi per tanti motivi, e qui ci sono alcuni motivi, rischiamo di dimenticare di amare. Ancora un passaggio su questo primo punto. Venendo meno il silenzio e l'ascolto, si mette in pericolo la struttura di base di una saggia comunicazione umana, perché questa richiede soprattutto fare il vuoto per accogliere l'altro, per capire l'altro veramente, per sentire il peso delle sue parole. La saggezza non si fabbrica con impazienti ricerche in internet e non è una sommatoria di informazioni, a cui veracità, tra l'altro, non è assicurata. Guardate come anche il mondo cattolico ha fibrillato per delle fake news montate d'arte, sul Papa in rapporto al tema dell'omosessualità, delle famiglie, delle adozioni omosessuali. Non c'era niente di consistente, ma quantomeno impara a non preoccuparti, perché il Vangelo sta, stabile come il cielo, il Papa è la roccia. Non si presta invece un'attenzione prolungata e penetrante al cuore della vita. E quindi non si riconosce ciò che è essenziale, che permette anche poi di valutare ciò che è periferico. Questo è molto saggio, questo primo punto. Guardate come il Papa tiene insieme ragione, religione, amore e benevolenza. Due, si può, lo introduco e riassumo così: si può ritenersi credenti ed essere lontanissimi da Dio, pensarsi spirituali ed essere mondani, predicare l'amore e intanto non amare. Perché? Perché nel capitolo centrale della lettera, quando parla della parabola del Samaritano, dove Gesù è interrogato proprio su come si fa a vivere la legge che diceva di amare Dio con tutto il cuore, mentre l'anima e le forze del prossimo come se stessi, ecco, fa notare un particolare che è veramente inquietante. In quelli che passano a distanza c'è un particolare che non possiamo ignorare: erano persone religiose. Di più, si dedicavano a dare culto a Dio. Non religiose, in genere, ma proprio anche un sacerdote, un levita. Questo è degno di nota. Indica che il fatto di credere in Dio e di adorarlo non garantisce di vivere come a Dio piace. Guarda, una persona di fede può non essere fedele a tutto ciò che la fede esige. E tuttavia magari si sente vicino a Dio e si ritiene migliore degli altri. Ecco, il Papa qui è molto forte e graffiante. Ricordare che al primo posto c'è l'amore. Ciò che mai deve essere messo a rischio è l'amore. Il pericolo più grande è non amare.
A me piace sempre quella parola così semplice, vera, profonda, luminosa di Chiara Lubich. Nell'amore l'importante è amare. Non fare la filosofia e la teologia dell'amore, ma amare. Il resto è utile, se serve. La filosofia e la teologia dell'amore servono, ma devono servire ad amare effettivamente, nei fatti e non con le parole. Un terzo grande spunto, può essere annunciato così. Il globalismo da una parte e il nazionalismo dall'altro non sono né ragionevoli, né religiosi, né amorevoli. Perché lì, in entrambi i casi, al centro c'è sempre l'uno, mai l'altro. In un caso c'è il pensiero unico, nell'altro caso c'è unicamente la mia nazione, ma non c'è l'altro, non ci sono gli altri. Anche qui il Papa ha delle parole veramente molto intense e molto graffianti. Si rischia di cadere nei due estremi, dice. L'uno, che i cittadini vivano in un universalismo astratto e globalizzante. L'altro, che diventi un museo folcloristico di eremiti localisti condannati a ripetere sempre le stesse cose, incapaci di lasciarsi interpellare da ciò che è diverso, di apprezzare la bellezza che Dio diffonde fuori dai loro confini. Senza commenti. E allora poi guardate l'esercizio di una ragione retta. Bisogna guardare al globale perché ci riscatta dalla meschinità casalinga quando, per esempio, la casa non è più famiglia ma un recinto, una cella. Allora il globale ci riscatta, c'è un senso di maggior ampiezza. Però al tempo stesso bisogna assumere cordialmente la dimensione locale perché possiede degli ingredienti che il globale non ha, è lievito, arricchisce, avvia dispositivi di sussidiarietà. Il globale è anche un po' universale, anche un pochino più astratto, è più generale, più generico. Abbiamo bisogno anche, non è l'idea di torta, e non è neanche un solo tipo di torta, è la varietà del tipo di torta che possiamo fare. Guardate che è bellissimo. Contemplando il mistero della Trinità si vede, e della creazione che ha fatto immagine della Trinità in qualche modo, e si vede che l'unità è rappresentata bene proprio dalla varietà quando è armonica. Pensate un bouquet di fiori, pensate una bella famiglia, sono tutti diversi ma sono uniti nell'amore. Il bouquet di fiori in piccolo e una bella famiglia più in grande rendono l'idea di un Dio amore. E allora dice, in realtà una sana apertura non si pone mai in contrasto con l'identità. L'ultimo spunto è proprio il passaggio su verità e carità, no? Su cui ci siamo un po' impegnati, fare la verità nella carità e la carità nella verità, con quegli spunti concreti che ci siamo dati. Sentite come lo dice bene Papa Francesco. La carità è al cuore di ogni vita sociale sana e aperta. Cioè, dopo aver detto nei numeri precedenti che non basta nell'economia e la politica, ci vogliono, ma non basta, adesso dice, se manca la carità, e Papa Benedetto l'ha già detto, e se manca la misericordia, appunto il ritornello di questo ritiro, poi la ragione e anche la religione si corrompono. Lo dice anche per la carità sociale, anche per la politica, la carità è il cuore. È molto di più che un sentimentalismo soggettivo, se essa si accompagna all'impegno per la verità. Vedete? Ecco, non l'amore, ma la carità, cioè l'amore qualificato dalla ragione della religione, da Gesù, che nello stesso tempo è la ragione, la religione e l'amore. Perché dice, senza la verità, l'emotività si svuota di contenuti razionali e sociali. Pensate oggi come si usa la parola amore per far passare a livello legislativo e politico, gli arbitri personali, il genderismo. Perciò l'apertura alla verità protegge la carità. E qui fa vedere un motivo molto, molto importante nel valutare le cose sociali e politiche. E dice: occhio, il relativismo non è la soluzione. Cioè, il relativismo sembra affascinante, In realtà è diabolico. Sapete che è il punto numero uno della logica massonica. Perché sembra affascinante?
luciferino, sembra portare una luce, è illuministico da questo punto di vista. Perché? Perché dice rispettare l'idea di tutti, tollerare l'idea di tutti, non giudicare. Sì, rispetti le idee, non rispetti le persone poi. Allora dice, attenzione, perché il relativismo non è una soluzione? Sotto il velo di una presunta tolleranza, di un'ospitalità di tutte le idee, finisce per favorire il fatto che i valori morali siano interpretati dai potenti secondo le convenienze del momento. Se tu dici vanno bene tutte le idee, poi sul piano sociale e politico prevarranno quelli che hanno capacità di consenso, quelli che il potere ce l'hanno, quelli che i soldini ce li hanno. Quindi non basta, non basta la politica, non basta l'economia, non basta neanche l'idea di amore, ma ci va la carità, cioè l'amore qualificato dalla ragione e dalla religione. Perché se no, anche l'idea di tolleranza, l'idea della relatività di tutte le idee, tanto se la prendono quelli che possono. Se in definitiva non ci sono verità oggettive né principi stabili, al di fuori della soddisfazione delle proprie aspirazioni e delle necessità immediate, non possiamo pensare che i programmi politici o la forza della legge basteranno. Queste parole sono veramente da leggere, da ascoltare, da meditare, da diffondere, perché vedo che troppa gente prende il Papa per la giacchetta facendogli dire cose sostanzialmente progressiste, lontane dalla verità, dalla dottrina della Chiesa, e altri che invece pensano che il Papa è eretico, che non dice le cose, o pensano di dover insegnare al Papa a fare il Papa, e dicono tu dovresti dire e dovresti dirlo anche così. Dico, ma chi sei? Cioè, e allora queste parole invece guardate come sono sante, equilibrate e anche nello stesso tempo profonde, incisive, schiette. Veramente si vede una grande grazia di unità. Anche il Papa ha accettato proprio una bella mano. Buona preghiera a tutti, poi ci sentiamo per la condivisione.